Sindaco Cerulli è passato poco più di un mese e l'ha detto una delle sue ultime assemblee pubbliche come suo costume. Di cosa avete parlato Ma, Stiamo parlando di un discorso che riguarda l'urbanistica e stiamo parlando di tutte quelle novità che ci saranno a breve, appunto file di decisioni che abbiamo deciso di di portare avanti, riqualificando o facendo riqualificare delle zone che per tanti e troppi decenni sono rimaste un po' così a, al degrado. In particolare mi, mi riferisco all'albergo della Cirio. Che vuol dire l'albergo della Cirio, scusi? L'albergo della Cirio vuol dire che prima lì c'era la Cirio, la Cirio penso era conosciuta in Italia, poi è stata lasciata, abbandonata a se stessa come fabbrica di pomodori ormai evidentemente non funzionava di più, è rimasta, è rimasta lì nel degrado più assoluto per decenni e ora fortunatamente è stata acquistata da un svedese che ha dato la disponibilità, sembra vera, di farci un albergo, quindi abbiamo cambiato la destinazione d'uso e dovremo portare, completare il discorso sempre a livello urbanistico per permettere poi la realizzazione di questo bellissimo albergo, così è sulla carta, ancora chiaramente non sono iniziati i lavori, ma insomma no, io spero che... I tempi li sappiamo qualcosa? Ma i tempi, io penso che se le carte che dobbiamo fare noi saranno fatte nei tempi che noi ci aspettiamo, sia entro la fine dell'anno, già a gennaio il proprietario potrebbe incominciare a demolire la vecchia opera. Per demolirla dovrà fare una presa giurata dei volumi che ci sono e a fronte di questa perizia giurata e del fatto che lì si, si verrebbe ad approvare, diciamo, eh, piuttosto che approvare a legiferare in modo che si possa fare questo intervento, lui potrebbe già iniziare a demolire e poi magari costruire dopo qualche mese. Insomma. Scuole di Porto Ercole. Sì, anche quella è un'altra variante, lì è un discorso un po' diverso, la, la parte è, è nostra, lì non c'è un, un esterno, c'è un proprietario che è il comune e anche lì noi l'abbiamo destinata a... Realizzarci un albergo, chiaramente ci sarà un bando, non è che poi, quindi, questo bando ci saranno dei partecipanti, qualcuno vincerà e qualcuno perderà, è normale, insomma. L'albergo non lo può fare certamente il comune, deve essere un privato a fare il comune. Quindi, anche quel pezzetto lì, che è una vecchia scuola elementare ormai abbandonata, anche quella da decenni e che va verso il degrado, sarà riqualificato. È una parte importante di Porto Ercole. E infine, sempre per Porto Ercole, quello che tutti hanno promesso ma nessuno ha fatto, solo Cerulli ha dato il via. Ex asilo Ricasoli, così dice la gente? Eh? Sì, dice la gente, direi che è vero. Io mi aspetto di iniziare i lavori, ora questi veramente a giorni. Eh, lì il progetto è un progetto comunale, facciamo tutto noi perché l'opera è un'opera pubblica, quindi eh, lì abbiamo più voce in capitolo: Nel senso, abbiamo, trovato, abbiamo reperito i fondi e, mh, tempo 15 giorni si dovrebbero iniziare proprio le opere di demolizione prima e ricostruzione dopo. Eh, L'appalto è già stato dato, la dice già una ha vinto quindi eh, si parla ancora al futuro ma è un futuro veramente prossimo e questione di giorni. Ed è veramente un lavoro che porterà turismo culturale all'argentario? Io ovviamente lo spero, insomma l'idea mi sembra carina, cioè quella di fare una sorta di... non è, soltanto, non è un museo e basta, vorrebbe essere anche un un bar degli artisti, un qualcosa dove farci anche altre serate, non parlare soltanto di Caravaggio, ma lì dentro dovrebbero essere esibite tutte le opere di Caravaggio. Ovviamente sto parlando di riproduzioni perché le opere di Caravaggio insomma, no, nessun, nessun, nessuno può pensare a un qualcosa di vero. Ricordo che costò mezzo milione di euro portare un quadro solo per un mese a Porto Ercole. Eh, diciamo, il concetto è quello di avere tutti i quadri nel form formato originale, reale, per evitare che quando si va si, spesso certe cose si vedono o si va nei vari teatri, nei vari musei del mondo a vedere tutti quelli di Caravaggio oppure si va sui libri, ma sui libri eh, non hai la dimensione reale, insomma. basta pensare alla gioconda, chi, eh, uno la gioconda pensa che sia un quadro del 600, magari... 80% poi quando va a Parigi si accorge che è poco più di un francobollo, no? quindi rimane quasi deluso direi. E, mh, così non è, per Caravaggio vale la stessa cosa, quindi noi vorremmo mettere tutti i quadri in formato naturale, tutti concentrati in Porto Ercole e questo permetterebbe di avere turismo su questo argomento anche durante tutto l'anno e non soltanto quando si celebra la morte di, di Caravaggio. Ecco, grandi rivoluzioni a Porto Ercole e a Porto Santo Stefano? Beh, intanto a Santo Stefano abbiamo fatto tanto durante lo scorso anno, prima di tutto la, la, la famosa piazza, insomma, i lavori che abbiamo fatto in piazza che oggi sono quasi conclusi. Prima bistrattata poi amata? Sì, ma questo è abbastanza normale, ormai ci abbiamo fatto il callo rispetto a certe opere che noi facciamo, penso che ci sia stata nessuna opera che abbiamo fatto e sia stata digerita subito a priori, su tutte quante… C'è stato molto scetticismo all'inizio e poi da ultimo mi sembra che anche, anche la piazza è venuta decisamente bene, no, non lo dico solo io, lo, dice, lo dicono in parecchi, insomma, quindi direi che quelli che firmarono contro la piazza oggi si sono direguati, non, non si sa più chi, so, chi fossero. Insomma. Senta Sindaco, lei da Sindaco lo vedrà il via ai lavori per Iacovacci, per il parcheggio? Beh, anche qui si parla di un, è un lavoro privato, anche questa è una storia vecchia, diciamo era sindaco eh, Susanna Agnelli, l'Agnelli ricordo che occupò questo terreno mm, ipotizzando un esproprio che in realtà mai ci fu stato e quindi il terreno rimase di fatto dei, dei legittimi proprietari e quindi cause contro cause, occupazione più o meno legittima, insomma ne sono passati di ripeto, decenni, oggi siamo arrivati ad un accordo con la proprietà. Abbiamo già approvato il progetto, siamo quasi pronti per partire, fra qualche giorno ci sarà un'assemblea pubblica dove faremo vedere anche il progetto, perché molti ancora continuano a non crederci, ad essere scettici. E anche in questo caso la prima opera che verrà fatta è la demolizione del vecchio cinema, una struttura veramente vecchia, brutta, direi anche pericolosa, infestata sicuramente da topi e quant'altro. E quindi è una bruttura dell'interno, vicinissima alla piazza, che va eliminata. Questa sicuramente penso di vederla durante il mio mandato, però insomma, anche se non, non sarò certamente io a inaugurare questo mega parcheggio, però mi piacerà ricordare di aver risolto questo caso. Quindi speriamo che, che si vada avanti. Insomma. Argentaria Prodi chiude. Che ne sarà? Ma perché? Sì, al Centrale Prodi chiude, perché, cioè, va verso la chiusura perché lo storico italiano, direi anche giustamente, eh, sta cercando. di... Ricordiamo che è una partecipata da oltre il 70% del comune. Sì, quasi l'80%. Comunque, questo, questo non essere il 100% la rende, la relega comunque fra le società del campo privato. Perché noi non possiamo fare nessun tra virgolette, favoritismo. All'Argentaria Prodi, quanto società pubblica, perché se lo facessimo faremmo anche un favore a quel 20% di, di, di capitale privato, quindi per noi è società privata. Eh, lo Stato ha continuato a mettere delle regole sempre più stringenti per evitare questi che in genere sono dei carrozzoni, diciamocelo chiaramente. Non capisco poi perché, magari parallelamente al tentativo di, di chiudere i vecchi correzioni, se ne aprono di nuovi, e qui la Regione Toscana direi che è maestra. In queste cose, non ultimo, faccio sempre riferimento a quello del porto, insomma, la storia portuale all'Argentario è veramente uno scandalo secondo me, però ora questo è un altro argomento. Torniamo ad Argentaria Prodi, Argentaria Prodi, fra le altre cose oggi dovrebbe fatturare 500 mila, per rimanere in vita dovrebbe fatturare almeno 500 mila euro l'anno e questo non è, non è possibile, non è pensabile, lo farebbe soltanto se fosse pubblica, allora se fosse pubblica potremmo dargli da fare dei lavori tipo la gestione dei parcheggi piuttosto che quella de, del verde o cose del genere, ma ripeto, non essendo pubblica questa cosa non si può fare e quindi andremo verso una dismissione e così abbiamo dato mandato nell'ultimo Consiglio Comunale ai dirigenti di provvedere a questa cosa. Però io ho detto che siccome il prossimo anno cambia sindaco, cambia amministrazione, vediamo di rimandare la decisione finale proprio alla, al nuovo, a chi gestirà il comune dopo di Menso, perché ecco, non vorrei chiudere chissà quale gioiello, però nel frattempo ipotizziamo due, due ipotesi una riuscire a dividere da una parte una società privata e da una parte pubblica e quindi in questo caso poi quella privata sarebbe un problema dei privati e quella pubblica noi la gestiremo in un altro modo oppure in prima istanza dividerla eh, diciamo da una parte il capitale immobiliare che ci è stato dato che, che è tanto e che fu assegnato dal comune a questa società secondo me fu, fu un errore dell'epoca però insomma le cose viste dopo è sempre facile Criticare, fare il pierino, insomma. E quindi all'interno di quegli immobili c'è per esempio il capannone Varoli che è un grosso parcheggio, soprattutto un grossissimo potenziale parcheggio accanto al porto che sarebbe bene che fosse del comune, diciamo. E quindi ecco, dividere la parte immobiliare dalla parte eh, gestione degli approdi vera e propria e anche del, del capitale liquido. facendo questo, questo tipo di divisione, ne avremmo sì due al posto di una. Però magari le due sarebbero gestibili in maniera diversa e forse si potrebbe arrivare a delle soluzioni più, più intelligenti per il Comune. Eh, ricordo che purtroppo in questo momento metterla in liquidazione vorrebbe dire svenderla, insomma, e questo è un qualcosa che vorremmo assolutamente evitare. È la terza volta che lei mi dice durante l'intervista quando io non sarò più Sindaco, il nuovo Sindaco. Questi ultimi 6-7 mesi come li vive il sindaco Cerulli? Ma li vive da sindaco fino all'ultimo secondo del mio mandato, insomma io non ho, non ho intenzione di abdicare prima, insomma non voglio diventare sindaco emerito, tanto per essere chiaro. Quindi farò il sindaco fino all'ultimo momento. Chiaramente in quest'ultima fase oltre a fare il sindaco si dovrà fare anche campagna elettorale, quindi le due cose saranno mischiate, però... Io vorrei veramente... Ecco, a chi mi dice che forse siccome sto per finire sono in dismissione, io non sono in dismissione per niente, io continuo a lavorare come se fosse il primo giorno. Del resto questa così, la volontà di fare il sindaco l'avevo da, da sempre, da piccino, quindi insomma, sarebbe stupido che ora questi ultimi mesi me li giocassi con... Solita grinta? Eh, solita grinta, anzi, non dico di più, uguale, il massimo di più. Di più non mi sarebbe possibile, insomma, al, al massimo delle mie possibilità. Michele Lubrano è l'assessore del comune di Monte Argentario, delegato per Porto Ercole. A questa estate 2017 che punteggio daresti? Se dobbiamo dare un voto da 0 a 10 direi 9, perché 10 non, si, da, 10 non si dà mai, quindi mi preferirei dare un 9. L'estate è stata positiva per tutti, abbiamo visto un'affluenza di persone, veramente tanta, tanta, tanta. I porti spagnoli lo stesso hanno reagito bene, in tante presenze. I posti di barca erano, erano insufficienti sia per Carla che per Porto Eco e la richiesta che avevamo. Le navi da crociera che stanno arrivando sempre di più, quindi veramente tanto. L'ufficio turistico ha percepito circa 14.000 presenze. Di richieste, sono tante, eh? sono, tante, sono tante, Qual è la cosa che non hai potuto fare che ti è rimasta un po' più negozio? E quella che invece di cui sei più orgoglioso. Allora, partiamo dal bene, eh? dal bello. Allora, orgoglioso perché siamo riusciti a chiudere due piani dei porti, eh, Calagalera e Porto Ercole che mancava dal 59. Quindi una cosa mh, fondamentale per l'economia turistica e l'economia del mare per Porto Ercole. Abbiamo svolto diciamo, una svolta anche sulla Cirio, che è importantissimo perché sono le prime cose principali che su Porto Ercole non andavano, sono la Cirio, l'ex asilo Ricasoli che il 23 iniziamo i lavori, quindi anche lì sono molto molto soddisfatto, la vendita delle scuole ex scuole elementari e la cosa che non mi va è che non sono riuscito in questo mandato a portare il metano a Porto Ercole. Sarà una tua battaglia se nel 2018 sei? Una battaglia, diciamo, ce cioè ne sono tre di battaglie. C'è da fare questa metallizzazione di supporto Ercole che è importantissima, fini, finire da Cirio, finire l'asiletto, quindi anche le, le ex scuole elementari. L'altra battaglia sarà il depuratore, che è un depuratore che ormai da 24-25 anni, vecchio, ridotto, è nato per totte unità, adesso sono molto di più, ci abbiamo anche il betello collegato, non funziona, è una macchina vecchia e quindi ci sarà il depuratore, illuminazione che già abbiamo iniziato anche sull'illuminazione a LED sul paese e la meteorizzazione. Parliamo sempre di allungare la stagione, come, come sapete voi noi a maggio iniziamo con i pirati, poi c'è le feste di Sant'Erasmo fino ad arrivare al Palio e via discorrendo. Le manifestazioni sono tante, cerchiamo di sfruttare anche le nostre associazioni interne che ci danno una grossa mano per fare realizzare degli eventi per non finire poi con la tensa struttura, con quello che noi chiamiamo il capannone, che parliamo a Natale. Quindi questi sono i tipi di manifestazioni, non, non voglio sottovalutare altri tipi come le imbarcazioni a vela, come le regate, come il Mergest, come lo Swan, stiamo facendo il campionato invernale adesso più a Cala quindi cerchiamo di movimentare e portare gente anche fuori la stagione, perché giugno, luglio, agosto non abbiamo bisogno di nulla. Quindi il volontariato attraverso le associazioni per Porto Ercole è fondamentale? fondamentale volontariato, sono tante associazioni, tanti gruppi, in primis se la Proloco che è veramente è un grosso grosso aiuto che ci stanno dando, poi c'è anche questa associazione dei giovani, abbiamo il Girotondo, insomma cerchiamo di movimentare nel nostro piccolo un po' tutto. Sono con Antonio Sabatini che dismessi momentaneamente i panni di capo dei pirati, mi ha portato in questo ex asilo Ricasoli che Avrà un futuro roseo. che cosa ci aspettiamo in questo sito? Tra eh... l'altro tu sei il delegato del Comune per la realizzazione di questo sito. Perfetto, sì. Per la realizzazione del che per adesso abbiamo chiamato Caravaggio al completo, poi eh, spiegheremo perché. Eh, adesso siamo davanti a quello che sarà il futuro anfiteatro del museo. Mi hai parlato di anfiteatro, cosa ci viene realmente qui? Beh, Uno spazio polivalente adatto a rappresentazioni teatrali, performance musicali, abbiamo pensato anche a installazioni d'arte contemporanea, insomma, a dare vita un po' culturale polivalente al Paese. È un progetto importante questo però. Abbastanza, direi il più importante. Ecco, mentre la ristrutturazione dell'immobile prevede ben altro. Certo. Eh, L'immobile è una, una vecchia palazzina dell'inizio del 1935, del è stata inaugurata, voluta per testamento da Vincenzo Ricasoli è stata una donazione per l'infanzia del paese ecco perché si chiama ex asilo Ricasoli sì, perché infatti dal 1935 in poi eh, le suore passioniste hanno praticamente realizzato l'asilo io stesso ho passato la mia infanzia qua fino agli anni 80 e dal momento in cui le suore sono andate l'asilo è stato dismesso è andato praticamente tutto nell'oblio fino a quando il sindaco Cerulli eh, non ha deciso di, di rispettare quello, la promessa che aveva fatto durante la campagna elettorale e ha pensato abbiamo pensato a questo restauro e a questo progetto. Ecco, ma in questa palazzina ristrutturata che cosa ci verrà realmente? Dunque, all'interno verrà installata una mostra permanente di tutte le 81 opere che Caravaggio nella sua breve vita ha realizzato. Come faremo? Eh, realizzandole in riproduzioni scala 1 a 1, cioè reali quindi vedremo per esempio la decollazione del Battista con i 5, 5,20 5, 20, e 361 cm per intero quindi però in altissima definizione quindi noi avremo eh, in questo progetto unico al mondo eh, tutte le opere del maestro realizzate e, 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 e praticamente installate insieme a installazioni video visive insieme a guide audio, praticamente il visitatore si troverà immerso in quello che, è, in quello che sarà la vita e l'opera del Grande Maestro. Per Porto Ercole, sarà turismo culturale a grandi livelli? Direi di sì, anche perché pensiamo che si diventerà un sito. A livello didattico di straordinaria importanza, perché gli studenti potranno vedere tutte le opere anche quelle 30 che sono all'estero, quelle che sono in collezioni private, quelle addirittura riprodurremo anche le tre che sono scomparse, che sono andate perdute durante i bombardamenti del 45 a Berlino. Siamo proprio accanto all'ex asilo Ricasoli, veramente fatiscente in questo momento. Però, però eh... Il, 20... i Il 23 ottobre eh, inizieranno i lavori di restauro nell'immobile dureranno fino a dovrebbero durare fino a maggio, aprile maggio è un lavoro grosso, eh, direi di sì, un grosso investimento sotto tutti i punti di vista. Ma sì, la ecco, ecco, la cosa, quello che mi sto chiedendo, io lo sto guardando da fuori adesso, quindi all'interno, perché le riproduzioni hanno una certa dimensione. Trovano tutte a locazione in questo ex ricasoli? Bravo, ti sei accorto, no. Perché all'interno ne stalleremo soltanto 43. Perché eh, oltre come ho detto prima, oltre alle riproduzioni che hanno dimensioni. più di 30 hanno delle dimensioni enormi, no? Eh, la maggior parte delle, per esempio, delle pale d'altari sono superiori a 3 metri. Eh, Quindi eh, Caravaggio ha dipinto tantissime opere di grandi dimensioni. Allora abbiamo pensato di creare quello che abbiamo definito un museo diffuso, cioè ne metteremo 43 eh, qui, qui all'asilo, all 15 a Forte Stella e 10... In un posto molto particolare del paese vecchio, del borgo antico. Quindi il visitatore ehm, praticamente compirà un, un viaggio straordinario: un percorso un... culturale a tutto tondo. A tutto tondo, certo, sì, 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 sì. E quindi potrà visitare tutto il paese speriamo noi fermandosi anche a pernottare qua perché il nostro intento oltre che, un, oltre che affrontare un tema culturale di straordinaria importanza finalmente anche voi avremo il nostro museo eh, io sono fermamente convinto per esempio di creare una nuova economia sono sicuro che il turismo culturale risponderà in maniera forte a questa cosa oltre, oltre questo abbiamo creato però eh, un comitato scientifico perché eh, noi non saremo in grado di perché eh, reperire le opere non è semplice, voi pensate che sono eh, 30 all'estero eh, immagino anche questo sarà un lavorone. 39 sono in Italia, sparse, 6 sono nei, nei collezionisti privati, eh, 3 sono andate perdute, quindi abbiamo contattato il professor Claudio Strinati, che è, insomma, è uno storico dell'arte di fama mondiale, che si occuperà con il suo comitato scientifico della parte scientifico, culturale, filologica e iconografica del progetto e anche dell'allestimento scientifico. Della mostra. E tecnicamente chi è che poi supporta tutto questo lavoro? Tecnicamente ora eh, bisogna contattare tutti i musei eh, e i privati per avere le liberatorie per le opere, le liberatorie da diritti. Stiamo già facendo, siamo già a buon punto. Eh, poi, come ripeto, le opere verranno installate. E praticamente ci sarà questo comitato scientifico che, insieme all'amministrazione comunale, curerà quello che è l'aspetto e la vita stessa del museo, che ha tantissimi punti a favore. Anche. Io sono fermamente convinto che sarà indipendente da un punto di vista economico, perché abbiamo creato all'interno delle situazioni in grado di produrre finanziamenti, di produrre denaro. Saranno dei musei a pagamento? Il museo come museo, come galleria, io sarei per il gratis, ma il gratis è troppo, ma un prezzo di biglietto soltanto diciamo, simbolico, non avrà un prezzo elevato. No? Sì. Io credo che questo sarà un grande esempio di come oggi la tecnologia possa andare in aiuto all'arte e fondersi con l'arte stessa e creare questo effetto straordinario che sicuramente avverrà.